per gli ideali che ha, per gli ideali che ha spinto questa associazione a nascere, e ne faccio parte con orgoglio dall'inizio e penso, come dicevo, che sia un'associazione che nasca con l'obiettivo di rappresentare tutta la categoria, nella totalità della categoria ristorazione, che comprende dalla paninoteca al ristorante stellato, alla gelateria, alla pizzeria, tutto quello che è un comparto di ristorazione, compreso anche quello che è la parte di hotelleria italiana, no? È una delle poche o forse l'unica associazione che raggruppa tutti quanti con un obiettivo comune, che è quello di dare una voce unica per poter lavorare con le istituzioni. Ha l'obiettivo principale di raggruppare per dare una voce unica, per creare meno confusione, con un obiettivo preciso, no? Come abbiamo detto, quello di essere riconosciuti. Un onore, ma allo stesso tempo deve essere un onere. Essere ambasciatore significa essere anche divulgatore, no? È una missione quella di essere ambasciatore, quindi quello di dare formazione ma educazione allo stesso tempo. E l'obiettivo, quello di tutti noi, è quello di cercare di portare la qualità a livelli sempre più alti e di farci riconoscere, quindi il fatto di far parte di questa associazione è un motivo di orgoglio, con l'obiettivo nobile che l'associazione ha, quindi quello di divulgare il più possibile, di essere portabandiera di un prodotto che è riconosciuto in tutto il mondo, ma che ha bisogno di essere maggiormente condiviso ed educato. E quindi è questo il piacere di far parte di questa associazione, ed è questo il grande onore di far parte dell'ambasciatore.